Grande partecipazione di fedeli ad Alcamo in occasione dell'apertura delle due porte sante per il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Ad Alcamo, infatti, oltre alla Chiesa Madre, giubilare anche il Santuario della Madonna dei Miracoli. I fedeli si sono ritrovati alle ore 16 di domenica 13 dicembre nella Chiesa del Collegio in Piazza Ciullo per proseguire verso la Chiesa Madre, dove si è aperta la Porta Santa, quindi in pellegrinaggio hanno raggiunto il Santuario della Madonna dei Miracoli per l'apertura dell'altra Porta Santa in città. Non vi fermate qui, andate avanti. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. Qual è il tema di quest'anno? L'abbiamo scritto su questa striscia. Misericordiosi come il Padre. Questo. Siate misericordiosi come te. Passare dal male a te. In questo anno è necessario avere cuore, compassione, perdonare. Dinanzi alla santità di Dio, alla giustizia di Dio, alla sua perfezione, tutti noi siamo perfetti. E questo con umiltà dobbiamo riconoscere. E quindi abbiamo bisogno della sua misericordia. Ecco perché bisogna compiere gesti che dicono di accettare la misericordia di Dio. Non dico solo tolleranza, che è il gradino più semplice del convivere insieme, ma proprio dell'accoglienza, dello scambio dei beni che il Signore concede a ogni cultura per il bene di tutta l'umanità. Al Signore che è buono chiediamo questi doni, queste grazie, perché ognuno di noi possa sperimentare quanto sia bello vivere con gli altri, fare esperienza di chiesa, camminare insieme. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio e attua il santo mistero da te istituito, che con la sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Amen.
Signore.